Galaxy S7, ci sono tante novità. La domanda che ci viene sempre posta quando esce un nuovo top di gamma, conviene passare al nuovo, cioè passare dall'S6 all'S7? Come detto all'inizio, ci sono tante novità: display always on, impermeabilità, il ritorno della micro SD che tanto ha fatto discutere quando Samsung ha deciso di non implementarla all'interno dei suoi top di gamma dall'S6 proprio in poi. Ritornando alla domanda iniziale, conviene passare dall'S6 all'S7? Lo scoprirete solo alla fine della recensione. Benvenuti amici techandroid.it alla recensione del Samsung Galaxy S7, il nuovo top di gamma presentato a Barcellona da Samsung in anteprima. Lo abbiamo visto e abbiamo avuto anche modo di fare una video preview e degli approfondimenti direttamente da Barcellona. Ma veniamo subito al Galaxy S7 che riporta la micro SD sui top di gamma dell'azienda sudcoreana. Dall'S6 in poi era venuta a mancare e questo ha generato molta insoddisfazione negli utenti che volevano e vogliono utilizzare la micro SD esterna per caricare video, immagini e file vari in modo che non vadano a incidere sulla memoria che viene già ridotta per il grande peso che ha la TouchWiz. Quindi cercheremo adesso di rispondere durante la recensione, a termine della recensione, alla domanda che ci viene spesso fatta e ultimamente ancora di più, se conviene passare dall'S6 all'S7. I materiali rimangono gli stessi che abbiamo visto sul Galaxy S6, quindi vetro, per la precisione Gorilla Glass 4 a proteggere il display, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Nella parte posteriore abbiamo i bordi arrotondati, questo consente, oltre alla dimensione abbastanza contenuta del dispositivo, di avere un buon grip e, a differenza ad esempio del Galaxy A5 che ho recensito ultimamente, questo non scivola, devo dire, anche sto provando anche il Galaxy S7 Edge, a breve arriverà anche il confronto fra i due. Dicevo, a differenza dell'A5 che scivola molto, invece questo qui, il Galaxy S7, riesce invece a mantenersi, a avere un buon grip, insomma, non scivola molto. Le dimensioni sono di 142.4x69.6 per uno spessore di 7,9 mm e un peso di 152 grammi. Il display è un display da 5.1 pollici QHD, quindi una risoluzione elevatissima, nonostante questo però poi vedremo che la batteria riesce ad avere una buona durata. Batteria, lo dico subito, da 3000 mAh, quindi c'è stato un upgrade, un aggiornamento sia nella capacità che nella durata poi, rispetto all'S6. Il peso è aumentato rispetto al modello precedente, questo perché comunque sono, oltre ai materiali che comunque sono gli stessi, quindi il frame anche in alluminio, c'è il telaio in alluminio e il vetro anche per l'S6, dicevo il peso è aumentato sicuramente per la presenza di una batteria con una capacità maggiore. Il display, dicevo, un Super AMOLED QHD, ha una densità elevatissima, 577 ppi, sicuramente i display sono un punto di riferimento, i display Samsung ovviamente, sono un punto di riferimento nel settore, nel mercato, sono molto luminosi, ottimi i colori, poi abbiamo la possibilità di variare i colori, la tonalità, il contrasto, la saturazione del display grazie alle regolazioni dello schermo. Ad esempio abbiamo la modalità schermo che si può variare, come io, come potete vedere, utilizzo lo schermo adattativo che si adatta quindi a seconda delle condizioni, però possiamo utilizzare anche Cinema AMOLED, Photo AMOLED di base, insomma, come vedete. Il dispositivo è dotato esteticamente di un tasto fisico dove troviamo anche il sensore di impronte digitali più due tasti touch con le app recenti e il tasto back. La configurazione, diciamo, è quella comunque tipica di Samsung. Nella parte anteriore abbiamo una fotocamera da 5 megapixel, sensore di prossimità e luminosità. Sensore di luminosità che funziona bene, i cambiamenti di luminosità, le variazioni di luminosità vengono recepite molto rapidamente e velocemente. Devo dire però che la poca oleofobicità del display non consente una ottima visibilità alla luce del sole, nonostante, ripeto, l'ottimo lavoro del sensore.
Nella parte posteriore abbiamo, come al solito, la fotocamera. Questa volta è stata ridotta la dimensione del sensore, abbiamo infatti un sensore da 12 megapixel e non da 16 come sull'S6, il flash a LED e i sensori biometrici che fungono anche poi da scatto per i selfie. Classico tasto di accensione e spegnimento sul bordo sinistro, sul bordo destro e sul bordo sinistro i tasti del volume. Nella parte inferiore abbiamo l'ingresso per il jack audio da 3,5 mm, il primo microfono, lo speaker di sistema che è ottimamente posizionato nella parte inferiore, vedremo che comunque è un speaker davvero ottimo, e abbiamo la micro USB 2.0. Qui, anche qui ci sono state alcune perplessità, perché si domanda per come mai nel 2016 Samsung non abbia utilizzato una micro USB Type-C o di tipo C. Come vedete abbiamo una delle novità, l'altra oltre la presenza del micro SD, il display always on. Il display always on che ci consente di avere data, giorno, mese, percentuale e orario. Display always on che comunque, anche se non in maniera eccessiva, va a incidere comunque sulla durata della batteria. Funzione che comunque può essere disattivata se non è gradita, comunque per avere un aumento della durata del dispositivo, durata della batteria chiaramente. Ma veniamo ora all'hardware software, andiamo nelle info del dispositivo, abbiamo Android Marshmallow 6.0.1 personalizzato da Samsung, come su tutti i suoi dispositivi, neanche a dirlo, con la TouchWiz che è stata snellita, devo dire la verità, e un po' migliorata. Come vedete abbiamo qui questa, la memoria di sistema, adesso viene visualizzata in questo modo. Come vedete ho utilizzato 13,15 GB di memoria su 32, e però è possibile appunto utilizzare le micro SD con capacità fino a 200 GB ed è possibile, grazie alla funzione di Marshmallow, utilizzare la micro SD come integrazione della memoria di sistema. Però, e questo ci tengo a sottolinearlo perché ho notato in alcuni commenti che qualcuno che ha già acquistato l'S7 o l'S7 Edge non riesce ad utilizzarla in questo modo. Questo perché per farlo bisogna effettuare alcuni passaggi, poi magari vi realizzerò una guida in tal senso per utilizzare appunto la micro SD anche come memoria interna. Dicevo, hardware e software, quindi abbiamo visto la memoria, come abbiamo visto nell'unboxing, la memoria occupata dal sistema è di 7,5 GB, quindi rispetto ai 9 in genere che vengono occupati dalla TouchWiz, come dicevo, è stata un po' snellita. Il processore è prodotto in casa, l'Exynos 8, l'8890 octa-core 64 bit con configurazione Big Little, prodotto con tecnologia a 14 nanometri. Ha un clock massimo a 2,3 GHz, la GPU è una Mali T880 con supporto Vulkan API, ci sono 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, c'è anche una versione con 64 GB di memoria interna, però quella non arriverà in Italia. Come sull'S6, la memoria interna è una UFS 2.0, quindi una memoria interna molto molto veloce e poi, ripeto, con la possibilità di espansione. Altra novità sicuramente molto interessante, novità solo per Samsung, diciamo, perché anche questa non è una novità in assoluto, è la certificazione IP68 che consente di poter immergere il dispositivo fino a 1,5 metri di profondità nell'acqua, quindi l'S7 è impermeabile, nonostante comunque ci siano gli ingressi per il jack, per lo speaker e per la micro USB che sono aperti. Tant'è che nella prova in acqua che ho fatto, trovate il video e l'articolo sul nostro portale, lo speaker di sistema poi quando immerso in acqua, dicevo, non rende bene, bisogna aspettare che questo si asciughi, così come bisogna aspettare che si asciughi la porta USB per poterlo mettere in carica, e c'è un sistema di sicurezza ovviamente ben pensato che se la micro USB internamente è bagnata o semplicemente umida, mettendolo in carica questo, il dispositivo non viene caricato, anzi viene visualizzato un messaggio che ci avvisa proprio che il dispositivo non può essere caricato perché la micro USB è bagnata. L'app drawer, come vedete, abbiamo la possibilità di cercare di
ordinare in ordine alfabetico le applicazioni, possiamo modificare la griglia. Faccio vedere, qui abbiamo quindi la possibilità di modificarla in una griglia 4x4, 4x5 o appunto 5x5. Come vedete abbiamo, come ormai di consueto per Samsung, anche la possibilità di cambiare i temi nello store. Le applicazioni di Samsung non sono tantissime, sono semplicemente queste, come al solito. Chiaramente è possibile poi scaricarne altre dal Galaxy Apps. Ad esempio manca anche, questo non lo so per quale motivo, mi sembra un po' strano da parte di Samsung, comunque manca anche l'applicazione musica, ripeto, si può scaricare dal Galaxy Apps, però è presente Play Musica come player musicale. Abbiamo qui anche un'altra novità ed è Game Launcher. In pratica è un'applicazione in cui troviamo tutti i giochi che andiamo a scaricare, ma non è solo questo, è molto altro. È possibile, come si legge qui, avvicino così magari si legge meglio, è possibile attivare il risparmio energetico relativamente ai giochi, cioè quando si gioca è possibile diminuire il numero di frame per secondo in modo che si vada a consumare meno batteria. Ripeto, non è solo questo, possiamo disattivare gli avvisi durante il gioco, possiamo effettuare uno screenshot del gioco che stiamo facendo, oppure addirittura possiamo registrare con una risoluzione massima fino al Full HD le nostre sessioni di gioco utilizzando anche la fotocamera anteriore, quindi registriamo il gioco e anche noi stessi mentre stiamo giocando. Una cosa davvero carina. Ovviamente poi il video registrato si può andare a condividere facilmente tramite tutte le applicazioni che abbiamo, social e non, chat di messaggistica, eccetera. Smart Manager adesso diventa un'applicazione di sistema, la troviamo qui, eccola qui, la Smart Manager, ricordo che ci dà la possibilità di avere una visione generale di tutto il dispositivo, quindi a livello di archiviazione, livello di percentuale di batteria e RAM utilizzata. Come vedete adesso dei 4 GB di RAM ne sto utilizzando il 61%, 1,4 GB, o lo si fa per dire, 1,4 GB liberi. Altra cosa molto interessante che voglio segnalare per quanto riguarda le novità è sicuramente la possibilità di utilizzare il dispositivo, quindi l'S7, questo vale chiaramente anche per l'S7 Edge, come router Wi-Fi. Dove sta la novità? Perché tutti si possono utilizzare come router Wi-Fi. Sta nel fatto che si può utilizzare come router Wi-Fi condividendo la rete Wi-Fi e non quella dati. Cioè, se l'S7 è collegato alla rete Wi-Fi, noi possiamo condividere questa rete Wi-Fi con altri dispositivi. Una funzione davvero molto carina e molto, secondo me, molto utile. È ottima la fluidità del sistema, che comunque, come avete visto, va a occupare gran parte della RAM, ma la gestione della RAM su Android è diversa da quella che si può avere, ad esempio, sui PC Windows. La batteria, come detto, è migliorata non solo nella capacità ma anche nella durata. I 3000 mAh della batteria consentono quindi di arrivare fino a sera o addirittura anche fino al giorno dopo. Questo senza considerare poi le funzioni di risparmio energetico e di risparmio energetico avanzato che ci consentono poi di avere, come vedete, stimato approssimativamente con risparmio energetico avanzato addirittura quasi 45 ore, per la precisione 44 e 40 minuti di restanti e 20 ore per il risparmio energetico. Andiamo a vedere l'utilizzo della batteria, come ho dovuto ricaricare per fare la prova perché era totalmente scarico, quindi chiaramente adesso vedete semplicemente 30 minuti di utilizzo della batteria. Ma se andiamo a vedere le applicazioni, se vado nella galleria e vado negli screenshot, vi faccio vedere che sono riuscito ad arrivare a un giorno 4 ore di utilizzo con la batteria, chiaramente 2 ore e 44 minuti di schermo attivo, chiaramente con uso non eccessivo. Quando si va poi oltre, si utilizza ad esempio anche con il Gear VR o si utilizza la connessione dati in 4G, insomma si mette un po' la frutta, si può arrivare tranquillamente anche alle 15-16 ore di utilizzo. Quindi ottima, direi, la durata della batteria, considerando comunque anche il display QHD e le diverse funzioni, quali ad esempio anche il display Always On, sempre attivi.
La fotocamera. La fotocamera, come detto all'inizio, utilizza un sensore da 12 megapixel. 12 megapixel però sfruttano una tecnologia, nuova tecnologia che Samsung ha definito dual pixel, cioè i pixel sono più grandi, praticamente il doppio rispetto al normale, e questo consente di avere delle immagini più definite. Come vedete, tra poco parleremo delle immagini, come vedete l'interfaccia è molto semplice, rimane quella pulita, ripulita diciamo da un certo punto in poi con i dispositivi Samsung. Abbiamo la possibilità di andare a modificare la risoluzione dei video, come vedete qui questa è la fotocamera posteriore fino a una risoluzione massima in Ultra HD, oltre a QHD e Full HD 60 fotogrammi per secondo eccetera. Abbiamo la stabilizzazione video, questa però si attiva fino al massimo del QHD. Abbiamo poi la possibilità di salvare i file RAW e di utilizzare la micro SD come memoria di sistema per le immagini scattate. Abbiamo le diverse funzioni, tra le quali la funzione Pro, che ci consente di variare manualmente le varie impostazioni, quindi ISO, bilanciamento del bianco, esposizione, contrasto, eccetera. E poi la messa a fuoco selettiva, qualcuna già la conosciamo, insomma panoramica, collage video, trasmissione live, che ci consente di trasmettere e inviare direttamente su YouTube il video che stiamo registrando, rallentatore quindi con fino a 240 fotogrammi per secondo, scatto virtuale, cibo e hyperlapse. Si possono poi scaricare altre dal Galaxy Apps. Andiamo a parlare quindi a vedere le immagini scattate. Il Galaxy S7 realizza sicuramente delle ottime immagini, però devo dire che, e soprattutto con buona luminosità, quando c'è invece la scarsa luminosità, le immagini, questa è una panoramica a 180 gradi come vedete, dicevo, quando c'è scarsa luminosità il rumore tende ad essere davvero un po' troppo. Si può vedere anche in queste immagini, se vado a zoomare, come vedete abbiamo davvero troppo rumore. Abbiamo la foto live e si possono scambiare solo tra dispositivi, tra gli S7 dispositivi insomma compatibili. Questa è una foto realizzata, purtroppo ci sono troppi riflessi, vediamo se riesco ad annullarne qualcuno. Io questa è una foto scattata al tramonto, questa l'ho scattata con regolazioni manuali, e comunque come vedete quando si va, anche se è zoomata, io tendo già zoomata l'immagine un pochettino, quando si va a vedere un po' più del taglio, o comunque quando la si va a vedere su un display un po' più grande, si notano tutti i piccoli difetti che si hanno nello scatto. Comunque, ripeto, ovviamente quando si tratta di un dispositivo top di gamma come l'S7 si vanno a cercare sempre tutti i dettagli, visto il costo che ha, è bene che lo si faccia e che gli utenti sappiano a cosa vanno incontro. Però poi, quando dicevo c'è una buona luminosità, le immagini sono certamente migliori. Altra pecca, diciamo così, tra virgolette, secondo me, è l'aver adottato uno zoom 8x. Come vedete, ad esempio, abbiamo qui i gabbiani, sono molto, c'è anche qui molto rumore. Dicevo, l'aver adottato uno zoom 8x, in quanto utilizzando lo zoom 8x il rumore poi diventa davvero troppo e non è secondo me utilizzabile lo zoom 8x. Però come vedete, dicevo, come si può vedere, le immagini comunque hanno una buona qualità. Per quanto riguarda i video, il discorso praticamente è identico. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, abbiamo 5 megapixel, caratterizzata da funzioni come collage video e scatto virtuale. Gli scatti sono ben illuminati grazie all'utilizzo del display, della luce del display, che funge quindi da flash virtuale. I selfie si possono scattare posizionando il dito poi sul sensore biometrico qui nella parte posteriore. Come detto, la fotocamera posteriore realizza video con una risoluzione massima fino all'Ultra HD, mentre la fotocamera anteriore riesce ad arrivare fino al QHD. Presente la stabilizzazione video su entrambe, quella anteriore e quella posteriore, non alla risoluzione massima, come detto. Ho già detto che la
Il player musicale è Play Musica e può essere scaricato tramite Galaxy Apps, anche quello di Samsung. Lo speaker di sistema è uno speaker davvero ottimo, lo vedremo durante la prova telefonica come viva voce, davvero buono il suono, non solo per la posizione qui, certo non abbiamo speaker di sistema nella parte anteriore che sicuramente sono la cosa migliore, però sia il posizionamento sul bordo inferiore e non nella parte posteriore, sia proprio la qualità dello speaker consentono di avere un'ottima qualità del suono. Altra caratteristica, questa, anche questa non una novità assoluta, è la presenza del sensore di impronte digitali qui sul tasto fisico. Sensore di impronte digitali, che necessita comunque dello sblocco premendo il tasto fisico, sensore di impronte digitali che secondo me non è migliorato rispetto all'S6, o addirittura secondo me è un pelo peggiorata, non sempre riesce a percepire l'impronta e bisogna ripetere più volte, a volte poi non si riesce proprio, quindi bisogna poi aspettare alcuni secondi per poter utilizzare l'impronta, alla fine poi si inserisce il PIN manualmente. La connettività, come detto, sfrutta la possibilità e consente già alla novità che si può condividere la rete Wi-Fi. È dotato di Wi-Fi ABGN, AC, Bluetooth 4.2, abbiamo l'NFC, il GPS assistito, GLONASS, Beidou, mancano la radio FM. Un'altra mancanza che sinceramente non capisco è la mancanza del sensore alla porta infrarossi. In pratica non si può più comandare il televisore con il dispositivo. Funziona non particolarmente forse utile, però a qualcuno potrebbe comunque interessare. Le reti dati che troviamo sono la GPS, GPRS, AGE, UMTS, HSP, DPA, HSUPA, HSPA Plus e naturalmente 4G LTE con velocità di download fino a 450 megabit per secondo in download e 50 megabit al secondo in upload. Come vedete, la velocità di apertura del browser è davvero molto molto alta. Il browser di Samsung ormai è rinnovato da tempo, abbiamo qui nella parte inferiore tutti i comandi con la possibilità di impostare una home page, chiaramente io ho impostato quella di Tecnoandroid. Abbiamo poi la possibilità di vedere il sito in formato desktop, oppure navigare in modalità che Samsung definisce modalità segreta. Il browser ha una buona velocità di scorrimento, secondo me però un po' è stata ridotta volutamente proprio per evitare che ci fossero dei lag come tipico un po' di Android. Comunque buona velocità di apertura, il pinch to zoom in e out, come vedete il browser riesce a seguire facilmente e molto velocemente il dito, comunque sicuramente un ottimo browser, anche se la velocità di scroll è stata ridotta, ripeto, credo volutamente. Andiamo quindi alla parte telefonica. Scusate, può darsi che ci sia. No, ok. Andiamo a effettuare una chiamata al 192-193. Naturalmente poi quando il tastierino numerico consente la ricerca rapida in rubrica, andiamo a mettere in viva voce e ad alzare il volume al massimo. Fastweb è lieto di accoglierla nel suo servizio clienti. Ora, considerando che in genere i dischi registrati degli operatori telefonici non sono mai il massimo per effettuare una prova, sicuramente come avete potuto ascoltare, il suono è molto molto pulito ed anche molto alto. Vi assicuro che lo speaker di sistema è davvero interessante. Per quanto riguarda i messaggi, abbiamo oltre alla possibilità degli SMS, MMS, client email per la gestione delle cartelle IMAP e POP3, è sempre molto facile poi e rapido impostare, implementare le email diverse da di Gmail naturalmente, sui dispositivi di Samsung. Come vedete, alla tastiera abbiamo i numeri in prima funzione, possiamo modificarne l'altezza, possiamo insomma personalizzarla a nostro piacere, possiamo utilizzare la previsione del testo, la punteggiatura automatica, possiamo variare possiamo utilizzare lo scorrimento della tastiera con uno scorrimento continuo, controllo del cursore. Insomma, abbiamo le scorciatoie da testo, le dimensioni della tastiera, come dicevo, possiamo ridurla oppure
aumentarne la dimensione, insomma, come più ci aggrada. La tastiera di Samsung è sempre molto molto personalizzabile, è sempre molto reattiva, credo sia sicuramente tra le tastiere migliori nel panorama dei dispositivi mobile. A questo punto, dopo aver parlato quindi a lungo del Galaxy S7, possiamo trarne alcune conclusioni e quindi arrivare alla risposta alla domanda iniziale. Vale la pena passare dall'S6 all'S7? Samsung con il Galaxy S7 ha puntato molto di più sull'ottimizzazione del modello precedente che non su uno sconvolgimento del dispositivo in toto, il suo top di gamma. È una caratteristica questa abbastanza tipica di Samsung, non è nelle corde dell'azienda sudcoreana portare da un anno all'altro degli sconvolgimenti totali. Migliora, ma non troppo rispetto all'S6, sicuramente ci sono degli aspetti positivi, come ho trovato interessante davvero molto il Game Launcher. Il display always on, secondo me ci può essere, come no, non è una funzione così fondamentale. Sicuramente interessante la possibilità di poter bagnare, immergere il dispositivo, quindi l'impermeabilità sicuramente è una funzione positiva del Galaxy S7. I display, come detto all'inizio, sicuramente è anche questo una caratteristica da prendere in da tenere in considerazione, perché tra i migliori in assoluto. La batteria, anche questa è migliorata ed è un punto a favore dell'S7, sicuramente meglio del suo predecessore. E quindi veniamo poi anche alle parti non troppo positive. Il sensore di impronte digitali, che secondo me non è migliorato, anzi forse è un pochino peggiorato. La fotocamera posteriore, che anche questa, nonostante i dual pixel, secondo me è peggiorata rispetto alla fotocamera precedente, cioè la fotocamera del modello precedente, o comunque non è a livello delle fotocamere di S6 Edge Plus o dell'inarrivabile, secondo me, il Note 5 ha una fotocamera veramente che è qualcosa di eccellente. Quindi la risposta è: se avete un S6 conviene passare all'S7? Secondo me no, meglio aspettare il Note 6 o addirittura l'S8. Se poi avete un smartphone Samsung o di alta marca più datato e volete un dispositivo che comunque ha degli ottimi materiali, ha una dimensione sicuramente molto molto maneggevole, un peso non troppo eccessivo, anche se 52 grammi comunque si sentono, ha un ottimo display, ha un'ottima durata della batteria, certamente un ottimo acquisto l'S7, considerando anche che viene regalato il Gear Wear. In rete comunque il prezzo è molto elevato, si parte dai 729 euro, però in rete trovate già molte offerte che consentono di avere il dispositivo a prezzo decisamente inferiore, anche sotto di 200 euro inferiore rispetto al prezzo ufficiale, però in questo caso poi non avrete i Gear Wear in regalo. Sta a voi la scelta, io ho detto la mia. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete, e ciao da Gianni.